Riaperti 7 bagni pubblici a Roma: Colosseo, Pincio, Castel Sant'Angelo, Piazza Risorgimento, Via di Ripetta, Piazza Garibaldi e Basilica di San Paolo. Sono questi i luoghi strategici e centrali per la città dove cittadini e turisti potranno usufruire delle nuove strutture. Prosegue il percorso di formazione dei tutori volontari per minorenni stranieri non accompagnati. In Campidoglio sono stati consegnati gli attestati di fine corso ad oltre 200 persone. Sino ad oggi in 400 hanno completato la formazione. Tra i compiti dei tutori, svolgere il ruolo di rappresentanza legale, perseguire il riconoscimento dei diritti alla persona minore di età senza alcuna discriminazione. La rigenerazione urbana come opportunità per il territorio. La Giunta Capitolina ha approvato una memoria per istituire un tavolo permanente per il monitoraggio e la definizione degli ambiti territoriali, i perimetri e le modalità di attuazione dei programmi integrati di intervento. Un lavoro che si accompagnerà da un aggiornamento della Carta della Qualità attraverso una nuova definizione dei tessuti da tutelare che consenta un maggior controllo degli spazi urbani. Al via l'iter per la realizzazione dei due nuovi impianti di compostaggio aerobico a Cesano Osteria Nuova, 15° municipio, e a Casalselce, 13° municipio. Grazie ai due nuovi centri di compostaggio sarà possibile trasformare a chilometro zero gli scarti alimentari ed organici provenienti dalla raccolta differenziata dei quadranti limitrofi. All'interno delle strutture previste aree verdi, orti urbani, centri di riuso creativo, isole ecologiche. I turisti stranieri che hanno visitato Roma se ne innamorano e sono pronti a consigliarla tra le mete da visitare. Lo rivela un'indagine dell'Ipsos sulla percezione della città condotta tra i turisti dei tre paesi più rappresentativi per il mercato turistico capitolino: Stati Uniti, Germania, Giappone. 9 turisti su 10 esprimono una valutazione positiva della visita a Roma e quasi 9 su 10 dichiarano che consiglieranno una visita nella città. Inaugurato il Giardino dei Giusti della capitale in una delle zone più suggestive di Villa Doria Pamphili. In occasione della giornata europea in memoria dei giusti sono stati messi a dimora i primi 5 alberi in onore delle personalità insignite del titolo di giusto. Un luogo che diventa simbolo di memoria, di pace e speranza. Attiva da inizio marzo la nuova linea 520 che collega l'aeroporto di Ciampino alle stazioni metro ADI, Sub-Augusta e Cinecittà. Un nuovo servizio efficiente ed economico di cui potranno usufruire turisti, cittadini e i lavoratori dello scalo aeroportuale. Approvato il protocollo d'intesa tra Roma Capitale e Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università di Roma La Sapienza per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Attraverso uno studio approfondito dell'edificio sarà predisposto un piano di riutilizzo e conservazione. L'obiettivo è il recupero e la valorizzazione dell'impianto sportivo. È stata respinta la richiesta di risarcimento del valore di 150 milioni di euro avanzata dalla società Investimenti S.p.A. a Roma Capitale per l'area dell'ex Fiera di Roma. Vengono confermati i poteri di Roma Capitale nella pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio e la legittimità della decisione di ridurre le cubature da 67 a 45.000 metri quadrati, privilegiando l'interesse pubblico.